Vincenzo Toriani, il regista, dà a 100 polmoni il primo squillo di fischietto. L'avventura è iniziata. 120 paia di gambe, dovendo puntare al traguardo di Varese, infilano a 50 all'ora la strada di Pavia e nessuno le avverte che hanno sbagliato. Ma no, è lo sport che trionfa anche della geografia. Pavia è soltanto un giro di boa. La prima maglia rosa sarà assegnata in pista allo stadio di Varese con una volata di 100 uomini. Vince Superbo Van Itzen, trionfando del grande Poblet. I primi fiori vanno dunque ad un belga, è un giovane di classe, ma la corsa comincia sempre domani. La maglia rosa, fiore del giro, durerà lo spazio di un mattino. Ancora una tappa a cronometro al Giro d'Italia.